cacchio di niente, hai fatto tutto bene. Io se sono intervenuto adesso per portarti qua, ma andava bene. Diciamo, non eri esattamente sul punto di mira, ma il punto di mira è stato spostato in avanti per una cinquantina di metri, ma va bene, non è che uno li metterà precisi come al metro. Una retta l'hai fatta al metro, così va bene. Allora adesso passi sempre 150 per dire quota è semplice, è basta che lo apri. semplice, bravo, che cazzo ci vuole? Uno prende. Non mi devo fissare su questo qua. Io con i circuiti per oggi la farei finita, farei due simulate a 50, ok? Adesso? Sì. La Allora, devi fare tu, ovviamente. no, fai quello che ti dico io, che fai che viene. Allora, ricordati, intanto sgancio io, sia ben chiaro. Appena sganciato, che simuliamo la simulata dell'emergenza, tu devi volare, come vola l'aliante con il musetto un po' sotto l'orizzonte, ok? Quindi l'abbasso un po'. Dopodiché nel briefing abbiamo stabilito che se accadeva a 50 metri ci se la faceva torna indietro, tu leggi 50 metri, vieni, torni indietro, la virata deve essere abbastanza stretta perché se la fai troppo larga non riesci Visto e a un pochino destra, certamente. il vento che viene da Va destra, bene? quindi viriamo contro vento, E poi ok. dopo ti fai il tuo bravo atterraggio come era adesso. Dino! Facciamo due sganci a 50! 50 metri, attenzione all'altimetro perché l'isteresi ci frega un po'. Io, tu Tanto quando sganci sei, tu, va allora bene? sganci tu e io volo, Sì, voli e poi viri, ok? Sì, certo, volo io. seguendo le mie indicazioni, perché guarda, non è che ci abbiamo tantissimi margini. Senti, il trim lo teniamo sempre Come così? nel solito modo, perché Ok. quando tu parti, se uno sapesse di avere l'emergenza, col cazzo che partirebbe, no? Quindi è tutto come un volo normale. Io sono leggerissimo su di me. Tu devi pilotare, io sgancio solo. E dopo vediamo, io correggo Sto se tu. facendo ridere un uovo con il collo e il cavetto sotto. È chiaro che corretto è nel pista, no? Direi di sì. Bravo, bene, bene.
vento, ma torna indietro. Qui siamo senza vento. Non me l'aspettavo. Quindi devi prima picchi un po' e poi ti devi sbrigare a virare. Primo picchio. Sì, primo picchio un pochettino. Poi controlli che la velocità sia giusta, è questione di un lampo. Un lampo, sì, sì. Ritorno, se no, Caspita. 50 metri, adesso ho capito pure qual è la zona che poi dopo noi sorvoleremo chi fa i 90 gradi. E la stessa cosa l'ho vista da sto lato qui poi. Sì, da questo lato qui abbiamo il campo in volta, un po' di più. Caspita ragazzi, è proprio subito, leggermente giù il muso, subito a destra. Quindi non è che è richiesta un'abilità sublime, se uno fa le cose in maniera decente, cioè la virata la fa abbastanza stretta, di qua di là uno ritorna, ma non è che devi fare, che ne so, una virata a coltello o virare al limite dello stallo di... assolutamente no. Senti, la richiamata, hai visto che qui ho galleggiato un attimo. Ma no, non fa niente, che lì va bene. Però poi dopo ho lasciato che lui facesse quello che doveva così fare. Così va bene. Il treno, aspettiamo il capo, tutto il resto è rimasto invariato. Ok, dietro non si è mosso niente. Sganci tu allora, Sì, sì. Sale più tipico se gli dino per favore una tacca di flap, quindi per favore una tacca. Vabbè, vediamo. Ma che non ha capito? Segnare i primi metri, hai visto? Certo. Allora, 20 metri. Sbloccati e basta. Bravo. Perché se uno parte col vento contro, qui c'è da anticipare punto di mira e aprire. No, no, ora non riapri, però c'è da anticipare punto di mira prima, perché sennò li dilungo, perché dovresti avere il vento in più.